Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo farvi vedere alcune delle tantissime novità che sono arrivate su 6paper e che trovate online. Partiamo subito. Vi faccio vedere quello che sono i nuovi astucci di 5point. 5point è quel brand francese che realizza moltissime cose, specialmente pensate per gli architetti, ma non solo. Lo stile è minimale, bellissimo. Questi sono in cotone, tra l'altro rivestiti anche all'interno. C'è la versione sia pochette che portapenne. Ci sono poi quelli che sono i nuovi quaderni storage, o meglio, questi li conosciamo già molto bene, sono quelli che hanno la copertina che si apre e che quindi può fungere anche da portapenne o porta qualsiasi cosa. Sono arrivati semplicemente dei nuovi colori, la carta è quella di Marx, liscissima al tatto, e sono dei quaderni con una pagina riga e una pagina puntinata che tra l'altro poi potete sostituire e mantenere solo la copertina. Ci sono poi tantissime cose coloratissime anche proprio in vista della primavera estate che sono arrivate dalla Francia, da All The Ways. Partiamo da quelli che sono le nuove spille, ce ne sono tantissime, una più bella dell'altra, insomma secondo me poi queste stanno bene sul colletto della camicia, sulla giacca di jeans che ricominciamo ad utilizzare, sullo zaino, sulla borsa, insomma dove preferite. In vista dell'estate e quindi dei viaggi, bellissimi sono i nuovi travel set, questi a seconda del pattern li trovate diversi. Allora c'è il porta indirizzo e nome che si può mettere sulla valigia e il porta passaporto, è pelle riciclata, molto bella e resistente. Ci sono tantissime diverse tonalità e diversi pattern. Della stessa linea ci sono anche i nuovi portacarte, che quindi avete in tantissime versioni. Queste sono perfette, stanno nel taschino, insomma non so voi, ma i contanti si usano sempre di meno, per cui è sufficiente un portacarte. Ci sono tutti i nuovi quadernini nei set da due, questa è una versione che mi piace moltissimo, i nuovi block notes che poi si possono abbinare a quelli che sono i desk planner, quindi anche qui tantissimi colori. In questo caso sono dei desk planner settimanali che hanno lo spazio per la to-do, lo spazio per tenere traccia degli habit e la possibilità di indicare quelli che sono gli appuntamenti, insomma questo è quel tocco sulla scrivania che la rende anche molto molto bella. Poi ci sono sempre in metallo molto grandi come le spille, ci sono i nuovi portachiavi, anche qui tantissimi tipi, tra l'altro c'è quello con le banane che è bellissimo, ma con le banane trovate anche il nuovo quaderno con spirale, che quindi per gli amanti di questo lavoro qui è perfetto, è a righe, ha la possibilità di indicare la data, la copertina è semirigida così non dà neanche fastidio e ci sono anche qui tantissimi diversi pattern, tutti quelli nuovi. Ci sono poi anche i quaderni più classici che abbiamo imparato a conoscere nel tempo di All The Ways con i nuovi colori e le nuove fantasie. Questo è un quaderno da tutti i giorni proprio. Sempre di All The Ways sono arrivate le carte da gioco, che secondo me sono davvero davvero bellissime, oltre ad essere anche una bella idea regalo, perfette in vista dell'estate, sono 52 carte, ci sono anche i jolly, quindi insomma potete giocare, si mescolano molto bene, cosa importantissima, e sono davvero davvero stilosissime, per cui le avete nelle due versioni, quella più floreale e quella invece molto più wild, che secondo me è bellissima, con tutte le banane. Ecco, io ho già voglia di estate, andrei su una terrazza a giocare a carte, ecco, tantissimo. Sempre di All The Ways, sempre con questi pattern, abbiamo le nuove jewelry box, sempre pensate per viaggiare, ma non solo. Sono quelle realizzate in pelle con una bella cerniera resistente, all'interno c'è questo bellissimo cotone, qui potete conservare le vostre collane, gli anelli, i braccialetti, gli orecchini, insomma questo si stacca, potete infilare e così, ma non solo, ce ne sono molti altri. Sempre a proposito di stoffe di All The Ways, ci sono anche i nuovi beauty, i nuovi elastici, che sono morbidissimi questi, oppure le nuove pochette, ci sono tantissimi colori anche qui. Vi ricordo sempre che queste tra l'altro partecipano ad un programma molto bello per la salvaguardia dei mari, per cui insomma sono realizzate proprio in 100% poliestere riciclato, che deriva dal recupero delle plastiche che si trovano nei nostri mari. All'interno sono imbottite e resistenti all'acqua, sia il beauty che le pochette. Passiamo a delle cose legate invece all'arte. Allora, è arrivato un nuovo set di carboncini da disegno che secondo me sono una cosa meravigliosa. A parte
il rumore che fanno, ma poi sono bellissimi, hanno varie dimensioni e sono proprio il classico carboncino che serve per sfumare, per disegnare, può essere una bellissima idea regalo. Ci sono poi i pastelli, ta-da! Una meraviglia di pastelli a olio, bellissimi, che quindi hanno anche una resa differente dai classici pastelli a cera. Ci sono le scatole da 36 colori, da 12 o da 24. Questi sono sempre anche quelli naturali, per cui insomma si possono utilizzare anche con i bambini senza nessun problema. Vediamo poi invece, rimanendo un po' nel tema dell'arte, quelle che sono le novità di Pepin Press. Allora abbiamo i nuovi set di carta da lettere, in questo caso questo è quello dedicato all'Art Nouveau. Come sapete trovate all'interno gli sticker, si chiudi busta, tutti i fogli con i design che ci sono, i biglietti e le buste. Questo è sempre, secondo me, una chicca incredibile. Poi questa carta e questi stickers possono avere tantissimi usi differenti. Allo stesso tempo, insomma, se c'è qualcuno a cui tenete e avreste voglia di scrivergli una lettera, sappiate che quando aprirà la cassetta della posta sarà un bellissimo regalo già solo vedere la busta. Ci sono poi i nuovi block notes. Anche qui sono pensati volendo per diventare carta da lettere, perché da una parte hanno il design, dall'altra si può scrivere, ci sono sia foglie a righe che fogli bianchi e anche qui ci sono tantissimi diversi design. I nuovi sticker book, questo è quello dedicato a Klimt, ma ci sono dedicati a tantissimi altri artisti o soggetti. Si tratta di tantissimi stickers di alta qualità che vi ho già fatto vedere tante volte, ma non bastano mai. Questo è quello nuovo legato a Klimt e quindi insomma avrete l'imbarazzo della scelta per decorare i vostri quaderni, le vostre agende, i vostri bigliettini, i vostri regali. Sempre invece a tema disegno ci sono anche i nuovi coloring book. Voi sapete che questa è una carta molto spessa che si adatta perfettamente agli acquerelli, può essere colorata quindi con qualsiasi strumento di scrittura. Ci sono 12 disegni differenti, il tratto è più o meno marcato, questo vi permette anche di farlo scomparire una volta che colorate. Questo è particolarmente divertente, quello a tema Arabian, ma appunto ce ne sono molti molti altri. Così come sono tornate disponibili e tanti soggetti anche sono nuovi, le carte da regalo. Allora, questa è una carta, sono dei libri che contengono 12 fogli 50x70, che hanno un tratteggio, si staccano molto facilmente, sono sempre a tema. E questa è una carta ideale, potete utilizzarla per i pacchetti regalo, potete utilizzarla per qualsiasi vostro progetto di scrapbooking, potete utilizzarla per rivestire un quaderno, per rivestire un libro, per farvi capire, diventano dei fogli molto grandi con cui potete veramente fare quanto più vi piace e i temi sono bellissimi. Nonché la carta di per sé è davvero bellissima. Passiamo alle novità di Season Paper, di nuovo dalla Francia. Qui siamo sul semplice, ma con dei design che ci piacciono moltissimo e sempre una carta buona. Quindi abbiamo i quaderni a righe, che secondo me sono estremamente carini perché hanno la possibilità di indicare la data e l'argomento, quindi si possono utilizzare in svariati modi. Ci sono i journal, che sono i quaderni che hanno le tre differenti sezioni, quindi una sezione a pagine bianche, una sezione a pagine a quadretti e una sezione con le righe. Hanno le alette, sempre il colore a contrasto, e quindi sono dei bellissimi quaderni che possono essere utilizzati anche per usi differenti, proprio perché vi permette di avere tre diverse sezioni all'interno. Passiamo poi al Super Pop e quindi vi presento quelle che sono le novità di The Completist. Allora, sono arrivati planner non datati nuovi, che però vi ho già fatto vedere tante volte, per cui in realtà vi faccio vedere proprio le cose nuove, ovvero i quaderni pocket nuovi, che sono a righe e che sono con più di 100 pagine, quindi sono proprio il quadernino perfetto da avere sempre con sé in borsa, perché ce n'è sempre bisogno. Ci sono i nuovi desk planner. Allora, c'è sia la nuova versione giornaliera con molte più pagine, devo dire anche molto comoda perché è cartonata sul retro, per cui questo vi permette di avere molta stabilità,
e avete la possibilità di indicare sul retro proprio la vostra settimana. C'è poi il giorno più impegnativo in cui vi potete segnare tutto, avete sia lo spazio per gli appuntamenti che per le to-do. Molto carina è la cosa da rimandare al giorno successivo, quindi a tomorrow, e questa è secondo me sempre molto utile, perché difficilmente riusciamo a completare la nostra lista to-do. Questo è quindi molto molto utile da tenere sulla scrivania. Sempre da tenere sulla scrivania, vi faccio vedere la nuova versione del desk planner settimanale, che secondo me è eccezionale perché è proprio un organizer, un weekly organizer. Allora, voi avete nella parte superiore, che potete quindi anche piegare in questo modo, avete tutta la settimana, quelle che sono le cose fondamentali di ogni giorno e la possibilità poi di fare o una to-do list o di segnare gli appuntamenti. Dall'altra parte avete poi un'analisi un pochino più dettagliata di quelle che sono gli obiettivi della settimana, le singole liste dei giorni della settimana, le annotazioni oppure un tracker di quelle che possono essere le vostre abitudini. E questo è secondo me uno strumento molto ben fatto e davvero da tenere sulla scrivania, vi permette di avere proprio un colpo d'occhio sulle varie cose che avete da fare. Unisce proprio quello che è il planning con la necessità di avere delle to-do list. Sempre di The Completist finiamo con i nuovi sketchbook, quindi pagine completamente bianche, copertina rigida, elastico e spirale. Questo qua disegnate, scarabocchiate, scrivete, insomma la pagina bianca diventa proprio quello che volete voi. E anche i nuovi quaderni, che hanno più pagine rispetto a quelli che c'erano in precedenza e sono sempre a righe. Lo stile poi è sempre lui, sempre bellissimo. E per concludere, le nuove to-do list, sono i blocchi to-do perfetti, vanno benissimo per la lista della spesa, per ricordare ai figli tutte le cose che devono fare, per segnarsi quelli che sono le scadenze, gli appuntamenti di quel giorno e quindi metterle anche in ordine di priorità. Stavo dimenticando, secondo me un pezzo bellissimo, sono arrivati tutti i nuovi washi, quelli fatti a francobollo. Questi secondo me sono bellissimi, utilizzati sia per dare un tocco di colore all'agenda o al quaderno, oppure sono l'ideale anche su un travel journal, proprio perché insomma la loro forma si addice proprio particolarmente di viaggi e di avventure. Se vi è piaciuto qualcosa in particolare, fatemelo sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale, così non vi perderete tutti i prossimi appuntamenti. Ciao.